prima dicevi siamo i più forti di tutti. È una sparata o sei convinto di questo? No, non è che ne sono convinto. Oggi diciamo la squadra ha dimostrato il valore che pensavo già lo dimostrasse dalla prima giornata. Oggi abbiamo visto finalmente la squadra che io come presidente ho voluto costruire per dare un'immagine nuova al Treviso Calcio. C'è questo portiere nuovo di cui nessuno sapeva l'esistenza, da dove l'avete trovato? No, l'abbiamo preso venerdì sera al volo per dare il valore aggiunto alla squadra che secondo me poteva mancare, con tutto rispetto per i portieri che abbiamo, che hanno dato e contribuito ad arrivare dove siamo arrivati fino ad oggi. Serviva sicuramente un qualcosina in più in difesa per dare maggiore garanzia a già la difesa che abbiamo, e questo abbiamo fatto. Arriva dal Cuneo, non ha bisogno di presentazioni perché lo conoscono tutti, e volutamente non l'abbiamo presentato per non dare nuove opportunità alle squadre che incontriamo. Sicuramente darà maggiore sicurezza, anche se effettivamente abbiamo già una difesa che è solida, però oggi per esempio è stato uno degli elementi fondamentali. Sul piano del gioco però secondo te si può fare qualcosa di meglio? Boh, diciamo che premettiamo che la squadra è nuova, ha 6 partite e non si conoscono come sicuramente si conoscono tutte le squadre che stiamo affrontando nel vario girone, quindi dobbiamo dare comunque tempo a tutti i componenti della squadra di conoscersi, però diciamo che siamo sulla strada giusta. Oggi ha vinto soprattutto l'umiltà, che l'allenatore nostro è quello che ha chiesto: essere umili e il risultato arriva.